Bentornati amici di Stato Quotidiano, a Pasqua con chi vuoi. Oggi saremo ospiti del ristorante pizzeria Re Manfredi. Seguitemi! Ecco, buonasera, cosa avete ordinato di buono? Buonasera. Allora, una pizza particolare fatta con un impasto di cereali, si chiama la Cupido, dove c'è del pesce e della mozzarella, insomma, un po' particolare, e dell'aceto balsamico, e l'anduia. Però, e invece per Pasqua avete già dei programmi? Sì, abbiamo dei programmi, diciamo che restiamo, io sono del Molise, di Termoli, quindi restiamo lì e poi scendiamo giù verso San Severo. Grazie mille, buona serata. Grazie a voi, buona Pasqua. Ecco, buonasera. Avete già dei programmi per questa Pasqua? No, non ancora. Non ancora, ma solitamente cosa fate per Pasqua? Fuori. Fuori, quindi in vacanza. Sì, ecco, e invece sapete già cosa ordinare? L'abbiamo già fatto. Ah, quindi è possibile sapere cosa? Una pizza con tagliina. Grazie mille. Grazie mille, buonasera. Buonasera, ecco. Cosa, che pizza buona avete ordinato? Quella dello chef. E sarebbe? In tutta fantasia dello chef. Ah, fantasia dello chef. Era buona? Buonissima. Ci ha saputo fare nello chef? Sì, bravo. E lei invece, signora, cosa ha ordinato? Pizza bianca. Quindi. Con mozzarella, prosciutto crudo. Ok. E per Pasqua invece, per il pranzo di Pasqua, cos'è che non deve mai mancare? L'agnello. Quindi l'agnello. Allora, grazie mille, vi lascio mangiare. Grazie. Grazie. Buonasera, buonasera. Ecco, cosa avete ordinato di buono? Pizza. Che pizza, è possibile saperlo? Allora, bufalina, no, io antipasto. Ah, antipasto. Sì. Di terra o di mare? Di mare. Ah, di mare, beh, qui c'è il pesce fresco. Da perfetto, ma perdona. Invece, secondo voi, sulla tavola di Pasqua, cos'è che non deve mai mancare? L'agnello. Quindi l'agnello classico. Ecco, mi hanno detto che questa ragazza viene dalla Svezia. Ti hanno portato qui a mangiare la vera pizza italiana. Came here to eat the real Italian pizza. Yes. Yes. Scelta giusta, non potevano scegliere di meglio. Bravi. Yes. Pasqua con? Stato Quotidiano. Ecco, buonasera. Secondo lei cosa non deve mai mancare per un ottimo pranzo di Pasqua? Beh, l'agnello al forno con le patate non deve mancare. L'agnello alla brace, con i cardoncelli, la prima cosa. E poi semmai una bella lasagna. Diciamo, andiamo proprio, vabbè, made in Italy. Sì, no, ma dobbiamo mangiare, almeno a Pasqua. Rigorosamente made in Italy. Poi la pastiera, vogliamo parlare della pastiera. Quello è il simbolo proprio della Pasqua. Chiudere in bellezza. Per forza, il dolcetto alla fine ci sta proprio. Grazie e buon proseguimento. Grazie mille. Ecco, buonasera. Che pizza ha preso? Io ho preso una Napoli. Da Napoli, ah, qua si sente un profumo. Per Pasqua già qualche programma? Dovremmo stare in famiglia in campagna. Ah, beh, quindi una bella grigliata in campagna. Sì, di solito è questo qua che facciamo. Vabbè, grazie, vi lascio mangiare. Buon proseguimento. Grazie. Ecco, buonasera ragazzi, avete già dei programmi per Pasqua? Ancora no, ma sicuramente saremo in famiglia. Ecco, secondo lei cosa non deve mai mancare, che sono il dolce tipico della Pasqua? Le uova di Pasqua. Ok, grazie mille, buon proseguimento. Grazie. Ecco, buonasera signora. Secondo lei cosa che non deve mai mancare sulla tavola di Pasqua? Le uova. Il pane benedetto. Ah, il pane benedetto. Il pane benedetto. Avete già dei programmi per la Pasqua? No, noi improvvisiamo perché siamo molto brave. Okay. Noi prendiamo l'acqua benedetta col ramo d'ulivo, facciamo la benedizione della tavola. Beh, questa è una bella tradizione. Sì, degli ospiti, sì. Grazie mille, buon proseguimento. Grazie a voi e buon appetito. Grazie a lei. Ecco, buonasera, vedo una pizza un po' particolare qui. Ci può dire che pizza è? Si chiama Oasi di Mare. Ah, Oasi di Mare. Sì, gamberetti con salsa di gamberetti, e insalata e fette di arancia. Com'è buona? Buonissima, buonissima. Oh. E invece per Pasqua avete già dei programmi? Siamo in famiglia. Quindi in famiglia, sì, come ogni anno. Va bene, grazie mille, vi lascio mangiare. Ok, grazie. Ecco, buonasera. Per la Pasqua avete già dei programmi?
Sì, dovremmo andare in vacanza. Ah, beh, quindi allora il detto Natale con chi vuoi, Pasqua con chi vuoi, quindi ve ne andate in vacanza. Sì, in vacanza. Ok, grazie mille, buona serata. Grazie, grazie, buona serata. Ecco, buonasera. Qui abbiamo incontrato una signora che ha 101 anni. Sì. Ecco, lei di Pasqua ne ha viste tante, ma secondo lei com'è cambiata la Pasqua da quando lei era giovane ad oggi? Ecco, le tradizioni, luci, il cibo. Era meglio prima. Era meglio prima? E prima cosa si mangiava prima la Pasqua di prima, quando non c'erano ancora tutti questi prodotti industriali che abbiamo oggi? Le pettole, taralli, taralli. Pettole. Grazie, buon proseguimento. Niente. Ecco, buonasera. Per Pasqua hai già scelto l'uovo, qual è il personaggio? Pokémon. Ah, i Pokémon. E invece voi che programmi avete per la Pasqua? Per la Pasqua siamo a casa perché lavoriamo, quest'anno quindi ci tocca, però festeggiamo ugualmente con un po' di agnello, un po' di pasta al forno e la colomba. Cosa volete di più? Bene. Grazie, buon proseguimento. Grazie. Ecco, buonasera, secondo lei cos'è che non deve mancare sulla tavola di Pasqua? Allora, io sono di San Marco, quindi la tradizione sanmarchese vuole che nel pasto di Pasqua non deve assolutamente mancare i carducci con le uova e il capretto. Anche se è un pasto che ultimamente nelle famiglie non si usa quasi più, perché per via delle nuove cuisine, quindi pasta al forno, rotelle, però il pasto tradizionale era quello, carducci con uova e capretto. Ok. E per lei concorda? Per lei? No, sì, concordo, perché anche io sono di San Marco in Lamis, non manca, oltre diciamo l'agnello diciamo cucinato, come ha detto il mio amico Nicola, ma anche l'agnello arrosto, sì, oppure alla brace, quello non manca mai a Pasqua. Classico con le patate, quindi. Sì, sì, confermo. Grazie mille, buonasera. Grazie a voi, grazie a voi. Vado? Ecco, buonasera, avete già dei programmi per Pasqua? Sì, sì, certamente. Possiamo sapere cosa fate? In famiglia. Quindi in famiglia, non va il detto Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, no? No, Natale con tutti i familiari, Pasqua pure con tutti i familiari. Sempre in famiglia. E tu invece hai già scelto l'uovo? Sì. Di quale è il personaggio, possiamo dirlo? Voglio l'uovo di Giulier e di Mario. Pasqua con? Stato Quotidiano.